Signore e signori, Giorgio Panariello. Ora m'ammazzo. Sai qual è il mio sogno ricorrente? Quello di essere invitato a Sanremo e cascare dalle scale. Come va? Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, grazie. Io volevo farvi i complimenti per questo bellissimo spettacolo. Grazie. Scenografia meravigliosa, tutte queste colonne, tutto grazie. Bello, il pavimento lucido, bellissimo. Arriva dunque, cosa c'è che non va? L'orchestra meravigliosa, sono veramente tanti pettinati anche bene. L'arena di Verona, guarda che meraviglia accogliente, che ci abbraccia come sempre. Il pubblico di Verona, fantastico, che non tradisce mai, acqua, vento, pioggia, neve, sempre presente. Quelli del servizio meteorologico chiamano quelli di Verona per sapere com'è il tempo. Altro che Giuliacci, lo sanno loro com'è il tempo, e loro pronti sempre, avete visto che calore? L'unica cosa che stona in tutto questo, a parte sto tulipano, che ti copre anche un po' il viso, è voi tre. Come? Se c'erano altri tre era meglio. No, nel senso. No. Mi metto da questa parte. Sì, perché bravo. No, non ho capito, scusa. Nel senso, no, meno male che adesso, ho visto stasera, avete fatto dei duetti meravigliosi con alt cantanti, anche con dei pezzi un po' più moderni, dove che di solito questi tre ragazzi qua, insomma, però cantano questi brani un po' arditi, mettiamola così, classiconi, no? Il Nessun Dorma, il Va Pensiero, la Ida, Granada, ho sentito all'inizio, capito? E Granada, e ne risente anche un po' l'immagine, no? Quando si va sul classico. Dissonante. No, per dire, sto taglio di capelli, per dire, no? Ma io mi posso Avete trovato chiuso il barbiere di Siviglia? Scusa, ragazzi, una cosa, sì. Scusa, Giorgio, sì. Un attimo. Che ha deciso di invitarlo? Sì, sì, ma perché non. Sì, ma ora prego, no, prego. Però vado. Non fate cicci di spalle, no, che no. Poi mi tenete fuori dal gruppo. Ma il vero problema di voi tre è che siete in tre. Ragazzi, non hanno mai funzionato i gruppi a tre internazionali. Hanno mai funzionato nella storia. I Polis. Vabbè, ma però si sono sciolti. I tre tenori. Tre tenori. Sì, tre tenori, ma insomma, però stiamo parlando. Aldo, Giovanni e Giacomo. Sì, ma quelli fanno ridere, non come noi. Ah, scusa. Il numero magico della musica è 4, guarda i Beatles, gli Abba, mi viene bene, Abba. Quindi voi avete bisogno, diciamo così, di un quarto? Anche il titolo, no? Tutti per uno, che evoca un po' i tre moschettieri. Sì, ma i tre moschettieri c'era D'Artagnan, erano in 4. C'è anche il quarto? C'era anche, per dire, i quattro salti in padella. Allora, arriviamo non arriviamo è che sono tre salti in padella, ce n'è quattro. Giorgio, arriviamo dunque. Il quarto, dove lo troviamo? Signore e signori, dobbiamo guardare la scala. È in mezzo al pubblico? Vedi che già loro, appena ci hanno visto insieme, hanno detto, ma perché quei quattro non vanno in giro insieme? Ce l'avete davanti? Perché io nasco cantante, io poi sono diventato comico, però nasco cantante. Pensa che in Toscana mi chiamano il Domingo di Fucecchio, mi chiamano. Sì, tranne che nella zona di Massa, lì mi chiamano Massa Carreras. No, vabbè, questa vabbè, ma la scemata. Fatemela dire una scemata, però, per favore. E che poi nasco cantante, non comico. Scusami. Chi è? No, tranquillo. Sì. In effetti pensavo che comunque ci servirebbe qualcuno con esperienza di una certa età. No, di una certa età lo dice a tutti. Ah, scusami. Avevamo bisogno di qualcuno con esperienza. Sì, però il ciuffo manca. Manca il ciuffo. Poi dopo me lo fa crescere, l'annaffio, non ti preoccupare. Adesso io qui ho già pensato a tutto, vorrei che stasera qua ci fosse in diretta internazionale il debutto di un quartetto, il quarto volo. Potete entrare, ho già organizzato tutto io, tranquillo. Ah, okay. Ho fatto già tutto io, adesso, perché ora è giusto che voi cominciate anche a fare delle canzoni politiche. Arriva anche da lì? Buonasera. Buonasera. E che cos'è sta cosa? Allora, io ho pensato a un brano, che voi potete cantare insieme a me, vi do questo onore. Potete cantare questo brano insieme a me. C'è scritto, noi la parte evidenziata. La parte evidenziata è la vostra. Aspetta, ma riscaldiamo la voce. Noi abbiamo cantato. Allora, prima di tutto, lasciatemi dire, cugini di campagna, tremate che stiamo arrivando.
Potevamo anche mettere le zeppe, Giorgio, ma guarda, non volevamo tra l'altro, esagerare, guarda, perché sennò... Guarda. Esatto, però quelle che mettono loro dopo il volo si fa il decollo, invece che il volo. Hai scaldato la voce? Hai scaldato la voce? No, sta buono, con la crisi energetica che c'è, a scaldarsi in quattro diventa difficile. Mi sono scaldato io, vai, senti, mi scaldo solo io. La parte evidenziale. Parto io, zippo, buon attimo. Riscaldamento del cavallo, stiamo. Sei a posto con le epiglottide? Sei a posto con le epiglottide? Ho fatto la colonoscopia ieri, vedi? No, è un'altra cosa. Qua, le epiglottide. Qua, nella gola. Non lo so perché sono entrati da un'altra parte, io non lo so se... Questa parte qua non la conosco. Dimmi una cosa. La facciamo in là. In che tonalità? Igna. Facciamole Giorgio, là. Va bene se la facciamo in là? In là no, la facciamo qua. Il regista ha detto fatela là, qua. La maggiore, Scusa, allora spiegatevi. È una nota per musicale. Spiegatevi. Giorgio, spiega una cosa. La nostra parte però qual è? Quella evidenziata, è 20, ragazzi. Ok. No, ora noi sentiamo. Parto io. Dai, vai. Aspetta, mi posso scaldare? All'alba vincerò. Sì, però per arrivare alla vincerò, fine... Vincerò! Mi basta un pareggio, guarda. Ah, ok. Ma ti sei fermato sul più bello, dai. A me basta un pareggio, siamo a posto. No, perché per fare l'acuto... Questa non la sapeva nemmeno loro, eh? Questa la... No, aspetta, vedi che io non sapevo niente. Comunque, andiamo avanti. Allora, cosa cantiamo? Canzone politicamente impegnata che parla della crisi energetica. Vai. Va bene? Quindi noi facciamo la parte evidenziata. La parte evidenziata. Dai. L'orchestra ora farà l'accompagnamento. Sì, sì. Maestro Grani... Non ti arrabbiare, eh? Ci sta solo lui e basta? Troppo sì, al piano sì. Va bene. Perché al il pullover che mi hai dato tu. No, Igna, aspetta, fallo bene. Allora, ragazzi, se non sapete fare le cose, non le fate. Allora, dovete fare un pezzo a testa, no? Tutti okay. Un pezzo a testa. Inizio io. Ragazzi, ma fatelo per bene, sì, metteteci l'anima, per favore. Dai, una volta a testa inizio io, vai. Non ha fatto fare a me. Dai. Prego, maestro. La tristezza dell'accompagnamento. Il pullover che mi hai dato tu. Sì, è circo, facciamo il circo. Che ci vuole? Arriva Scusami. Come farà? Come fa? Ok, vai. Da vedere se un chiamo i New Trolls, eh? È difficile. Fermi. Il pullover che mi hai dato tu. Sai, mia cara, possiede una virtù. Hai il colore che tu davi a me. Voce incredibile. Un genio italiano proprio. Sembrava la colonoscopia. Il cappò. È comico. Sì. Quindi ti ha ricordato Sì. Il cappone di Soverato. Ogni tanto anch'io, no? Faccio vabbè. Un po'... il pullover che mi hai dato tu. Sai, mia cara, possiede una virtù. Hai calore che tu davi a me. E mi illudo di stare insieme a te. Ora facciamolo fare al pubblico, se non si finisce più. Fermi tutti, tanto sono più bravi loro. Il pullover che mi hai dato tu. Hai calore che volevi tu. Sai, mia cara, allora c'è il gobbista che sta facendo avanti e indietro, non ci capisco più nulla. Fermati, fermo! Oh, mi è venuto il mal di mare, eh? Ah, quindi per questo facevi così? Sì, facevo così per seguire il gobbo, non ce la facevo più. Casco di sotto, sta a vedere, mi è caduto il mouse. Fermi tu, oh, ragazzi, mi è entrato il mal di testa, io... Ma no, da capo! Il pullover
che m'hai dato tu. Sai, mia cara, possiede una virtù. Hai calore che tu davi a me. E mi illudo. Qui c'è il finale. Di stare in braccio a te. Il volo Panariello. Ci siamo divertiti, ragazzi. Belli. Oh, ma noi siamo amici, noi tre, vero? Noi quattro. Sì. Non mi chiamate più nei vostri programmi, vai. Ciao! Giorgio Panariello!